28 novembre 2020. Wilton Gregory, primo cardinale afroamericano. Nato il 7 dicembre 1947 a Chicago, nell'Illinois, ordinato sacerdote nel 1973, dopo gli studi in filosofia e teologia, consegue il dottorato in liturgia. Riceve la consacrazione episcopale il 13 dicembre 1983. 10 anni dopo viene trasferito alla sede di Belleville, Illinois, e ne prende possesso nel febbraio successivo. Nominato arcivescovo metropolita di Atlanta, in Georgia, il 9 dicembre 2004. In seno alla Conferenza Episcopale Statunitense è stato vicepresidente e presidente, e in precedenza componente del Comitato della Dottrina e del Comitato per il Grande Giubileo del 2000. Il 4 aprile 2019 Papa Francesco lo nomina arcivescovo metropolita di Washington, e nel concistoro del 28 novembre 2020 lo crea e pubblica cardinale con il titolo dell'Immacolata Concezione di Maria a Grotta Rossa. La vicinanza con il popolo arricchisce la vita dei pastori, dichiara prendendo possesso della parrocchia romana, dedicata alla patrona degli Stati Uniti d'America.